approfitto qui che ho l'ingegnere del comune. Però questa è la casa della mia resa. Allora siamo il 21-12, le ore. Lungo vivi a lei, via? Andiamo, va. Qui c'è di menti, c'erano gli all'altro questi, no. Qui, vero che c'è? No, ma infatti è celeri, va. Sì, ci sono delle... Dai, via, sono più buono. La saluto, cavaliere, benvenuti. Ah, cavaliere, benvenuti, ne so. Sì, questo è il letto di mio fratello. Di bello da dire che abbiamo salvato la fede. Regionale all'ambiente, che già nell'88 avevano valutato la stabilità delle grotte. Domani pomeriggio, inoltre, gli amministratori comunali incontreranno a Bologna l'assessore regionale all'ambiente Bonaccini. Con lui verificheranno la possibilità di finanziamenti per il pronto intervento. Per completare lo studio sulle grotte e per sovvenzionare i progetti già predisposti dal Comune di Sant'Arcangelo, verranno inoltre studiati modi per reperire altre risorse. Mercoledì prossimo, infine, la Giunta ha convocato un incontro con tutti i parlamentari dell'Emilia-Romagna e con i consiglieri regionali e provinciali per dibattere il tema della legge speciale per il centro storico. Oggi è il martedì 22. Sono le 15 e sono le 3:30, non è cambiato nulla. Probabilmente domani cominceranno ad abbattere la casa della Carlini e quella della Nani. Stamattina c'è stato un sopralluogo di autorità ministeriali da Roma, accompagnato da sindaco, ingegneri, vice sindaco, eccetera, eccetera. Fatto una visita un po' su tutto quanto le grotte. La mia casa è ancora in piedi. È il 23 di dicembre, è la mattina, un'altra mattina, si è mossa, si sta muovendo qualcosa. Sono arrivati l'Enel, il SIP, hanno levato tutti i fili. E poi cominceranno, fatti il piano della strada, cominceranno poi a demolire, visto che certi 8 mesi sono già qui in posizione. Dove è andato Biagi? Benvenuto. Tanto mi sposto io. Cosa vuol vedere? La casa verde così come era fatta. Sì, l'ho ripreso con l'ingegnere ieri l'altro, ma adesso. Ah, va bene, allora sarà fatta. No. Lo sbranco dentro qui. Scusate, Posso passare di nuovo di là? Tanto? No, basta così allora. Via, adesso arriva il camion, bisogna che... E vado via. Usciamo tutti, eh? È un po' grosso. Si passa sotto. De Cumeon. No, non è mica così, muore per se stesso. Me, da quando facevo la chiesa che là, diceva, non facessi il cammino di lei, perché lei aveva la grotta da Megnani, me lo avessi lasciato con le casche a Lot, quindi Sauro che sono romanza che c'è. Ma tent man sicuro. Adesso vengono qua, gli diamo cosa più fatta.
Voglio vedere la faccia sorridente della Miresa. Dai, sorridente. Sorridente, dai. Guarda la tua roba, guarda. Dai anche lei per Durmo e Miresa. Poi vai anche manca ora. Forse non collaborare anche con le foto elettriche, ma ci sia, sarebbe assurdo perdere 2 ore adesso. Cambiano gli operai e basta. Sono dietro al tetto di Carabini. Rubo un attimo di disattenzione di chi comanda. Suonata. Oh. Abbiamo un po' fieri. Oh, c'è un po' d'aria, È potere. Smetto perché? Il lavoro stanotte. No, che discorso, perché? Non posso lavorare di notte. Dai il cambio, invece no, con la messa. Non so io, no? Era finita lì, invece è andato tutto. A che ora è successo? Verso le 8 più o meno. Dove eri tu? A vedere una telenovella. No, in cucina a far da mangiare. Fa da mangiare, precisamente cosa mangiare? A me è rimasto ancora tutto sulla tavola. Anche a me, c'è rimasto... Allora... picchiati dalla mano. No, tu non c'eri, tu non parlare. Parliamo di noi che eravamo lì. Cosa hai avuto, la prima impressione, al primo rumore? Sembrava un fulmine il primo rumore. Un fulmine? Un tuono. Eh? Un po' fulmine. Sembrava un'energia elettrica. E sei rimasto anche nel buio? Siamo rimasti nel buio, e poi quando ho aperto la porta della cucina si vedeva la contrada e non si vedeva più la porta, neanche aperta. Così ho detto che è successo qualcosa, poi veniva... In che cosa hai creduto successo? Terremoto? No. La frana? La sensazione che fosse franato qualcosa, quando ho visto che non c'era la porta e veniva su il calcinaccio. E poi dopo? E poi dopo racconta. Poi abbiamo preso la nonna che non camminava. No, dopo cosa è successo? Dottore Lustino, te vedi? Quando ho chiamato 2 volte io, 2 o 3 volte. Ma io l'ho preso dal panico, ecco, non hai un automa. Ecco, bravo. Tu e anche gli altri, eh? Sì. Io ho sentito chiamare, ma non avevo la voce per rispondere. Stavo... E invece dopo quando con l'amico Corrado, Dopo abbiamo telefonato ai vigili, ai pompieri, al 113, al 112, a tutti quanti. Che chiudessero la strada, che si vedeva la voragine. E in un certo senso siamo stati presi dal panico. Però... Tutti quanti i carabini. Poi è intervenuto Corrado, Chi è Corrado? Il carabiniere. Ah. E ho sentito chiamare, quello era lei forse. Anch'io, sì, anch'io.
questo qui è il campionato. Più prima ho chiamato il campionato, non ho risposto nessuno. Silenzio di tomba. La contrada vuota vuota. È la mia stella di Natale. Natale anche con la frana in via dei Nobili. Troviamo qui i signori carabini a recuperare le loro povere disgraziate cosine in questo mucchio di macerie. Qui c'è ancora un po' del laboratorio del vicino Guido Carabini. Dai bongo.
compatibilmente ovviamente con lo spazio a disposizione nell'angusta via del centro storico Sant'Arcangiolese. Gli operai della ditta incaricata della rimozione delle macerie stanno procedendo speditamente alla demolizione delle parti ancora pericolanti, liberando piano piano la voragine nella quale è sprofondato nella sera del 17 dicembre scorso un palazzo nel quale vivevano due famiglie. L'attività di sgombero dovrà consentire, una volta ultimata, di stabilire con precisione le cause che hanno determinato il crollo improvviso. Le famiglie che abitavano il palazzo sarebbero state tenute, stando ai termini di legge, a rispettare l'ordinanza con la quale il sindaco chiedeva la rimozione delle macerie, una sorta di beffa che sarebbe andata ad aggiungersi al danno. Una dichiarazione di impossibilità a sostenere le spese dell'operazione, seguita dalla nomina di un perito di parte che segue i lavori, ha di fatto spostato sull'amministrazione l'onere di tale intervento. Martedì prossimo il sindaco e gli assessori competenti, il vice sindaco cioè Luciano Raschi e il responsabile dell'urbanistica Vannoni, incontreranno gli abitanti del centro storico per discutere insieme a loro delle ordinanze che entro breve il primo cittadino Cristina Garattoni firmerà. Saranno due i provvedimenti dell'amministrazione, il primo che indicherà l'obbligo dei residenti nel centro storico a denunciare la presenza di grotte e tufacei nelle proprie abitazioni e questo per completare il rilievo già effettuato nel 1988, ritenuto incompleto proprio per la scarsa collaborazione dei cittadini. L'amministrazione insomma vuole conoscere con precisione lo stato dei cunicoli sotterranei che attraversano il colle su cui poggia il centro storico, una condizione necessaria per pensare ad un intervento di consolidamento. Accanto a questo il sindaco firmerà anche un'ordinanza di limitazione del traffico e questo per evitare che le vibrazioni a cui il passaggio di automobili sottopone le strade progettate anticamente per ben altri usi possa ulteriormente compromettere la stabilità del centro storico. Il crollo della palazzina di Via dei Nobili ha messo l'accento con insistenza e gravità su due percorsi che Sant'Arcangelo deve assolutamente intraprendere, questo entro tempo brevissimo. Il primo, quello del consolidamento delle grotte tufacee, misteriosa eredità della cittadina romagnola sulla cui natura ancora nessuno storico è riuscito a pronunciarsi, così come sulla loro datazione. Grotte che attraversano l'intero centro e che fanno parte di quasi tutte le abitazioni di questo. In secondo luogo, il rifacimento degli impianti sotterranei, come obiettivo anche questo di grande priorità. Una parte degli impianti in realtà è stata già eseguita, una seconda sarà messa in cantiere a primavera, ma questo non è sufficiente. Il problema più difficile da affrontare per rifare fognature e tubazioni idriche dell'acquedotto è quello dei finanziamenti. Sant'Arcangelo non intende essere lasciato da solo ad affrontare questa emergenza. Ora una porzione di risorse potranno essere messe a disposizione del centro storico distogliendole da altri programmi. 500 milioni cioè potrebbero essere recuperati evitando l'intervento progettato sul vecchio campo sportivo. Altri 550 potrebbero arrivare rinunciando alla ristrutturazione del palazzo comunale. Così come altri fondi potrebbero essere distratti da interventi sulle scuole e sulle fognature di un'altra porzione di territorio. Ma è un po' come ripetere la storia degli aerei di Mussolini, una strategia non rivelatasi vincente. I fondi distratti da altri interventi non sarebbero di per sé sufficienti e inoltre causerebbero un vuoto in altre necessità del paese. Insomma, perché Sant'Arcangelo possa trovare uno spiraglio di soluzione è necessario che intervengano la Regione da un lato e lo Stato centrale dall'altro. È una partita complessa, ci ha dichiarato stamane il sindaco Cristina Garattoni, che non può essere poggiata solo sulle nostre spalle e questo al di là delle competenze specifiche. L'obbligo della notte del 17 dicembre scorso crollato, un palazzo inghiottito dalla voragine apertasi in strada, non hanno voluto mancare ieri sera la seduta del Consiglio Comunale di Sant'Arcangelo, nel cui ordine del giorno era prevista una comunicazione del sindaco in merito a quello che è diventato il problema principale della città, il centro storico, cioè il consolidamento della sua stabilità. Le grotte tufacee, misteriosa eredità della collina su cui è sorto il nucleo abitato di Sant'Arcangelo, possono costituire un pericolo per la stabilità di questo. Nel 1988 un censimento dell'amministrazione comunale aveva evidenziato la presenza di 151 grotte scavate nel tufo nei sotterranei di altrettante abitazioni, ma già allora i tecnici comunali evidenziarono che questo non era l'intero patrimonio esistente, ma che almeno altre 50 grotte non erano state denunciate dai rispettivi proprietari. Il problema, ricordato ieri sera il sindaco della città, Cristina Garattoni, dipende dal fatto che alcune di queste erano chiuse, fuori ingombre cioè di macerie, in parte anche inaccessibili. Ma ora è necessario conoscere con esattezza la mappa di questi cunicoli scavati anticamente, non si sa bene ancora da chi. Per intervenire e consolidare la collina, per rifare gli impianti idrici, le fognature che attraversano il sottosuolo, è necessario avere questa mappa precisa. È per questo che la Giunta ha deciso di emanare un'ordinanza che obblighi i residenti di quella parte della città a dichiarare, sotto la propria responsabilità, la presenza o meno di grotte sotto le loro abitazioni. Una mancata denuncia dopo l'ordinanza che sarà emessa probabilmente domani che potrebbe far incorrere i proprietari degli immobili in questione in sanzioni pesanti.
ma ieri sera il primo cittadino ha portato in aula a consigliare una seconda ordinanza, un provvedimento non ancora firmato, come del resto il precedente, seppur pronti nella loro chiusura, che vieta questa volta il traffico automobilistico nelle strette vie del centro storico. Cristina Garattoni ha cioè presentato a nome dell'intera giunta quelle ordinanze necessarie in questa prima fase per sottoporle alla verifica dell'intera assemblea consigliare. Nessuna obiezione di rilievo è stata presentata dalle forze rappresentate in Consiglio Comunale, tutti d'accordo sulla necessità di attuare qualche breve intervento, seppure non certo risolutivo, ma che consenta di attivare un percorso, così come ieri sera tutti i consiglieri si sono dichiarati d'accordo ad orientare attenzione, risorse ed opportunità verso quella collina guardata con apprensione ormai da tutta la cittadinanza e non solo dagli abitanti delle antiche case. Questa serie di provvedimenti illustrati saranno presentati a coloro che risiedono nel centro storico e da domani diventeranno esecutivi. Certo si tratta di palliativi, anche se necessari. La partita di Sant'Arcangelo deve giocarsi sul fronte del coinvolgimento di regione e governo centrale per attivare risorse difficilmente reperibili per un'amministrazione locale, ma anche per sollecitare l'emanazione di una legge speciale per la città che consenta di risolvere definitivamente un problema annoso che in queste ultime settimane si è fortemente acutizzato. Si sta muovendo qualcosa. Si sta muovendo qualcosa. Qui le autorità, sindaco compresi, carabinieri, sono andati a fare una perlustrazione nella casa della Cavallini. Questo è Sant'Arcangelo. La parte più sicura è San Limpiano. È il 28 gennaio, un altro giorno, un altro articolo sul Resto del Carlino. E basta, qui la situazione è sempre uguale, stanno lavorando sopra la contrada perché hanno trovato un coperchio di acqua della Codotta. No. Lì stanno riparando tutto l'acquadotto che sospetto stanno facendo come hanno fatto da noi questa linea volante. Questo è il capogruppo dell'ufficio comunale, no, del comune, non l'ufficio comunale, che qui sta lavorando per mettere in sesto un po' l'acquadotto. Allora Novale, cosa racconti? Niente, stiamo facendo qui un bypass perché della città Cleventina. La situazione è ancora preoccupante. Sono state sgombrate quasi del tutto le macerie, ma tra gli abitanti della zona colpita sta montando la protesta. È stato costituito il Comitato di Via dei Nobili, la contrada colpita, per difendere anche in sede legale gli interessi degli abitanti. Questi ultimi accusano i politici di scaricarsi reciprocamente le responsabilità, mentre le infiltrazioni d'acqua continuano a mettere in pericolo la loro incolumità. Cosa è venuto fuori in questo incontro che avete fatto in questi giorni col sindaco? Ma l'incontro appunto che è stato organizzato dall'amministrazione comunale doveva essere volto a... loro dovevano spiegarci quello che dovevano fare per la situazione che potete vedere tranquillamente. Per noi è stato deludente perché alla fine ci hanno solamente detto che ridurranno ulteriormente il traffico e che finiranno di censire le grotte. Siccome noi siamo a conoscenza, che loro conoscevano lo stato del sottosuolo da diversi anni, ci siamo sentiti abbastanza insoddisfatti di questa soluzione. Quindi cerchiamo di spingere perché il paese venga conservato meglio, insomma, vorremmo con celerità per ricostruire le case che l'ha persa e per vedere veramente come questo sottosuolo che in effetti è una groviera, quindi hanno dei problemi veri che però devono essere risolti, non c'è una via di mezzo, insomma.
che fosse una situazione a rischio era già stato messo in rilievo in passato o si è saputo adesso? Era stato già messo in rilievo in passato, purtroppo. E provvedimenti sono stati presi in passato? No, è stato fatto un censimento che però non era stato fatto con un'ordinanza e quindi si invitava soltanto i cittadini a far vedere le proprie grotte. Infatti qualcuno non l'ha neanche fatta vedere, perché però non era stato spiegato che c'erano dei problemi seri di stabilità. E quindi è venuto fuori un mezzo censimento, per cui molte grotte sono mezze chiuse, certe sono crollate, loro non sanno esattamente la situazione. Ecco, che cosa risponde il sindaco di Sant'Arcangelo alle istanze dei cittadini? Ci sarebbe da parlare molto. Allora, qui c'è un problema, io cerco di essere sintetica per spiegare qual è il problema. Il problema è del consolidamento complessivo di questo centro storico che è fatto, noi riteniamo, di due tipi di intervento. Uno, quello di rifare l'impiantistica perché crediamo sia una condizione prima per dare solidarietà, solidità, nel senso che se ci sono delle perdite incuneandosi in grotte, vediamo che ci sono anche grotte chiuse, questo certamente costituisce un pericolo. L'altro, un problema ben più complesso del consolidamento del centro storico, che riguarda poi le competenze del genio civile e direttamente della regione. Ora, le istanze, è un lavoro, è un percorso di lavoro sicuramente lungo per la complessità, vanno date delle risposte immediatamente per quanto riguarda soprattutto questa situazione qua, e con dei tempi di urgenza che non possono essere soltanto quelli del ripristino, ma di aprire tutta quanta la strada. Allora, chiaro che questo non per scaricare responsabilità su altri, questa è una responsabilità che una persona che amministra, quindi si deve anche rendere responsabile delle scelte che fa. Però può aiutare un'associazione anche lavorare per un percorso che sappiamo essere complicato, complesso, deve essere un percorso che deve investire altre realtà istituzionali, perché questo credo che sia una consapevolezza comune, sono tante le risorse che servono e sono risorse che non possono essere soltanto quelle comuni, perché non ci sono molto poche. Però ecco, questo è importante che ci sia anche un'associazione, perché prima di tutto venga vinta una battaglia culturale per la stessa realtà sant'arcangiolese. Anche oggi 13, 2, 93, sempre un problema in merito alle nostre contrade.
Tufacio e Renosa rappresentano da oltre 60 anni, da quando cioè sono state scoperte, un mistero affascinante. Di esse non si sa nulla, né da chi sono state create, né quale fosse il loro uso. Siamo a Sant'Arcangelo di Romagna, in provincia di Forlì. Il paese, almeno la parte vecchia, che sorge intorno al campanone e al castello malatestiano, è cresciuto sul vuoto. Il colle, infatti, è percorso da gallerie poste su piani diversi, che si intersecano fra di loro. Alcune di esse hanno strutture veramente ammirabili. E la meraviglia in questi casi si accresce se ne osserviamo disegnata la pianta. E con la meraviglia si accresce il mistero. Luoghi di culto, luoghi di difesa o semplici cantine. Sant'Arcangelo, la sua magia e i suoi segreti, hanno da molti anni un interprete fantasioso che riesce a scrollare la realtà e a metterne a nudo la poesia che la sorregge. Il poeta e scrittore Tonino Guerra. Secondo me potevano certamente servire per usi militari, sicuramente potevano servire per usi militari, dei rifugi. E siccome mi piace tanto il Sangiovese, devo dire, non mi fa schifo l'idea che fossero anche qua e là, le più piccole perlomeno, dei depositi, delle bottiglie di vino, delle botti di vino, delle damigiane, ecco. Però non vado fino in fondo, questa cosa. La cosa più importante per me è questa magia che mi danno camminando dentro queste terre ed entrare dentro un labirinto che è il labirinto dell'anima. Ecco. Il piccone è lo strumento usato dagli ignoti scavatori per ricavare con maestria questo labirinto. Nella renaria ne resta ancora traccia. La scritta più antica, ritrovata su queste pareti, risale al 1505. Altre scritte a carboncino ricordano cospirazioni socialiste in pieno fascismo, altre ancora testimoniano dell'ospitalità a sfollati durante l'ultima guerra. Ma anche un convegno di studiosi tenutosi nell'88 non è riuscito ad incrinare il mistero. Ma nel dicembre dello scorso anno, per un terribile evento, ogni curiosità culturale è stata spazzata via da un boato. Una volta ha ceduto e gran parte di un edificio è scomparsa nella voragine. Nessuna vittima, ma solo per una fortunata circostanza. La famiglia che vi abitava in quel momento si trovava nell'unica stanza non crollata, rimasta barbicata al monte. Se prima Sant'Arcangelo vi era solo qualche timore, ora fra gli abitanti vi è paura. Ingegner Tommaso Berti. Questi vetrini dimostrano bene la preoccupazione dei cittadini. Se ci si fosse interessati prima dei problemi del centro storico, molto probabilmente oggi non ci saremmo trovati in queste condizioni. Al di là del fatto del mistero più o meno profondo che circonda le origini delle grotte, rimane che qui la gente ci abita, ci vive, ci lavora e che ha bisogno, per ritrovare la propria serenità, di vedere risolti questi problemi. I problemi di Sant'Arcangelo da solo non li potrà risolvere. Ci sarà bisogno di aiuti, ci sarà bisogno della forza di coloro che in questo momento, per le responsabilità che ricoprono, vengono in soccorso a questa piccola comunità che noi amiamo e che vorremmo che la comunità nazionale amasse quanto noi. Fra i cittadini è nata l'associazione Le Contrade. Si parla di perdite dell'acquedotto, di una rete fognaria obsoleta. Cristina Garattoni è il sindaco di questo paese a forte rischio. Abbiamo corso per anni per ministeri, protezione civile. E recentemente abbiamo proposto, poi se ne sono fatti carico dei parlamentari, un emendamento alla legge speciale per Urbino, la cosa non è passata, ecco, però credo che non possiamo, ecco, passare sopra a questo diniego. Credo che sia un patrimonio che vada comunque riconosciuto anche a livello nazionale. 200 grotte censite, chilometri di sviluppo, case e uomini sul vuoto, una tragedia casualmente evitata. Thank you.
finita anche per oggi, 11 di febbraio del 94. Quince Malafrank, un permesso per venire a chiesa su la macchina per un mese. È successo in via dei Nobili a Sant'Arcangelo di Romagna. Il cartone di Sant'Arcangelo di Romagna non ci sono più perché li hanno sequestrati i carabinieri, ignoto il motivo. Si sa che il maresciallo ha inviato un rapporto alla prefettura di Rimini. Una memoria è stata richiesta al comune, ci sarà un'inchiesta, sembra sicuro. Per presunto oltraggio all'arma non si sa, eppure era sembrata una storia molto simpatica, di quelle che possono accadere solo in Romagna, terra dove la fantasia è davvero al potere. Comune di Sant'Arcangelo di Romagna, il paese delle grotte, su cui si erge tutto il centro storico. 2 anni fa una frana di una grotta ha fatto sprofondare 3 abitazioni e il comune, per correre ai ripari, ha emesso un'ordinanza per limitare il traffico nel vecchio borgo. Ordinanza abbondantemente disattesa, anche per la scarsità dei controlli, ci sono solo 8 vigili urbani in carne ed ossa. Ma ecco l'idea dei cittadini riuniti nell'associazione delle contrade, presieduta da Paola Donini, affianchiamo vigili di cartone a quelli veri, con slogan che ricordano agli automobilisti di rispettare i divieti. Il sindaco e il comandante dei vigili urbani l'avevano presa bene, i vigili di carta sono entrati in servizio ieri mattina, ci sono rimasti mezza giornata. Peccato, avrebbero lavorato 24 ore su 24 e senza costare una lira. Il tribunale lascia aperto il problema della carenza di personale nelle fila dei vigili. L'idea di mettere in piazza la questione, di allestire un esercito di uomini in divisa, sì, ma di cartone per sensibilizzare sull'esigenza di maggiori controlli sul traffico cittadino, controlli oggi impossibili con i soli 8 vigili a disposizione, non è piaciuta agli uomini dell'arma. Una gazzella dei carabinieri ha prontamente fatto sgomberare le figure in divisa dalla piazza, creando poi della vicenda un caso giudiziario. Si ravvisa un'ipotesi di reato, pare si tratti di oltraggio, offesa all'onore di pubblici ufficiali e su richiesta dei carabinieri di Sant'Arcangelo ora aspetterà il PM riminese Fiorella Casadei esprimere valutazioni in merito. Si difende intanto la presidente dell'associazione ideatrice dell'esercito di cartone. Non volevamo offendere nessuno, dichiara. La nostra è stata solo una burla, ma una burla, aggiunge, che nasconde un problema reale. Alzate le bandiere all'Europa.
Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, ben trovati anche per questa terza settimana di Utile Futile. Noi la iniziamo con il consueto fatto di cronaca, cioè cerchiamo sui giornali i principali fatti che possono aiutarci a capire come rendere la nostra vita più facile. Abbiamo preso come fatto di cronaca oggi una cosa molto singolare. Leggiamo subito il titolo che dice: vigili di cartone, i carabinieri li arrestano. Infatti a Sant'Arcangelo di Romagna, una cittadina a circa 10 km da Rimini, i componenti del comitato Le Contrade hanno sistemato, pensate, 20 cartoni ritagliati e disegnati che rappresentano altrettanti vigili urbani. Voi direte: perché non ce ne sarebbe il bisogno? Di questo singolare episodio parliamo con il sindaco di Sant'Arcangelo, Cristina Garattoni, e con il presidente del comitato Le Contrade, Paola Donini. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, allora vi vediamo, siete alla sede RAI di Bologna e io vorrei che la signora Donini ci spiegasse subito per quale motivo ha ritenuto opportuno, insieme al suo comitato, di preparare questi vigili di carta. Ma l'abbiamo ritenuto opportuno perché era tanto tempo, più di un anno da quando è in vigore l'ordinanza sul traffico, che facevamo riunioni con l'amministrazione, con i vigili per cercare di risolvere questo problema e l'unico risultato che si otteneva era un nulla completo, perché la risposta era sempre che comunque non ci sono i soldi per poter assumere altri vigili urbani, o che c'è il blocco dei finanziamenti, che comunque per un motivo o per l'altro non si riesce ad aumentare questo, il numero dei nostri vigili, sono 8. Ecco, ma voi vorrei sapere, perciò... voi volete dei vigili perché ho letto il centro storico di Sant'Arcangelo di Romagna è poco tutelato, cioè non volete far entrare macchine, automobilisti nel centro storico, però non c'è nessuno che vigili per questo. Vorrei chiarire però su questo punto, perché il nostro non è un semplice problema di ordine pubblico, ma è un problema di sicurezza, dell'ordinanza che ci è stato imposto di limitazione del traffico deriva da una instabilità del nostro sottosuolo, e quindi questa limitazione del traffico è necessaria ed è necessaria che sia rispettata. E vorrei chiedere al sindaco: ma è vero allora che a Sant'Arcangelo ci sono soltanto 8 vigili? Sì, questa è la realtà. Ci sono soltanto 8 vigili e il problema della mancanza di questi vigili non è tanto legato al fatto, no, ai problemi economici, ma è il frutto di anni di blocco delle assunzioni che ha caratterizzato la vita delle amministrazioni pubbliche. Ecco, però sono stati arrestati, non so di dire, questi vigili di carta rossi in malo modo, ma voi lo sapete che sulle strade americane ci sono delle sagome di veri e di poliziotti, proprio come deterrente in mancanza di poliziotti veri. Quindi forse questo comitato ha avuto un'iniziativa anche all'avanguardia, perché si può portare anche in Italia. Insomma, in effetti, parlo come pubblica amministrazione, avevamo accolto bene questa iniziativa, con simpatia perché era simpatica, ma poi ha fatto scattare anche quest'idea, dice: perché no, non assumerla anche come ente pubblico, proprio perché al di là della cronica mancanza, del fatto che probabilmente riusciremo a andare al superamento di questa mancanza, però c'è un dato, il fatto che non ci saranno mai forze dell'ordine, vigili sufficienti per far fronte a queste quattro esigenze. E allora potete magari continuare con questi vigili di cartone senza ingabbiarli e romperli. Intanto abbiamo visto anche una vignetta preparata dal nostro Giovanni che rappresentava un po' questa scenetta a Sant'Arcangelo di Roma. Precipitato, ha inghiottito due palazzi proprio per il continuo passaggio delle macchine avanti e indietro, e allora il comune ha deciso di farne isola pedonale. Questa isola pedonale però non è mai stata rispettata. Mai. E gli 8 vigili poveracci che sono lì non riescono a tenere a bada, tutto perché è una cittadina turistica, quindi non riescono a tenere a bada l'inciviltà di chi davanti a un divieto ovviamente non si ferma. Certo. E allora hanno costruito questi vigili di carta, di cartone, li hanno messi tutti intorno, e davanti ai vigili di cartone la gente si è fermata. Sono vigili e carabinieri, però i carabinieri non so perché, ma perché qualche volta siete così poco privi di spirito?
perché era una cosa carina. Anche Pasquale si è offeso con faccio dei cartoni. Ma Pasquale, non voglio dire, i carabinieri hanno un altro tipo di... Scusa, non sì. Di storia e dignità rispetto a Pasquale, perché Pasquale è una falsa guardia giurata. È falso proprio. No. È vero, ma no, è falso. Come... Senti, passa, mi sono fatta. No, sì. Aspetta che ti tagli due cose. No, io invece volevo parlare di altre cose. Italiani da noi che fanno quasi schifo. Ci serve ancora dei vigili di pattone.
Laggiù non c'è più Pinocchio e devo dire francamente tutta la contrada è stata pulita di tutti i manifesti che c'erano su questo muro. E sapete il perché? Hanno cominciato lunedì scorso i lavori.